mi è proprio dire che Cristo gli ha già perso dopo la vera fabbrica a magia. Bella è bella, dalla vena al verso, e ho sentito dire che per quanto se sia il mondo in lungo e largo, ne è verso, e in golfo così bello, in essa via. Ma ci bellezza bella e sorprendente, lei, che se che spesini chiagiano te a testa, do unse di criterio e di talento, io schivo tutti e ne consiglio niente. Ma se venasse chi da cade a pesta e è capace di fare un movimento, bravo, che ne compagni al mondo ne che bene. Desene più e di libri a un poter lese, ma un'altra spesa a ne che la trovi. I romani, chi ho gente che va odese questi sapienti della giornata anche, gli dicevo che l'è in giardino dell'ese, e andai a vedere se deve credere. E quando Giulio Cesare gli veniva a fare due passi da ste parti chi, mi avete come se che divertiva, tanto è vero che quando viste i vici, gli dice che gli sia piaciuto così, che disse Antonio, vedi avete i vici sono quasi spesso. E mi raccomando, questa è una zitta sonora. Ecco, non state a dire Mazzini, perché a noi spezzini Mazzini suona male. Il dialetto è Mazzini, quindi non c'è più di nuovo la zitta, è diventata essa sonora. Chi è un altro Mazzini? Dovreste più o meno conoscerlo tutti, forse no. È il più grande poeta dialettale del Mazzini, è vissuto alla fine dell'Ottocento, del Novecento, è diventato famoso per le sue composizioni dialettali, che sono composizioni giovanili, poi ha completamente cambiato e si è messo a studiare, ha fatto una persona seria, come si dice, e ha scritto più di 200 saggi sulla Lunigiana, sulla storia, cose molto interessanti. È stato direttore della biblioteca civica, che poi è stata anche diciamo dedicata. E erano uno dei tanti soprannomi con cui si firmava Gamin, che sarebbe in realtà Gamin, è un francese, vuole dire Monello. Fu Luigi che qui derimasore, e a spesa le attenue per cagare, e serve le portava un cappellino, quando la sera ne si apra dei signori a caccia di ufficiali e delle king, quando s'andava a Otrino e ai Quarantoe e a Reser Cristo e l'Astar Partachì, quando andai in un terprato di Amaina a mettere i fischi a guardia nazionale di quello che te v'è sangue di Dina, lea un'altra spesa, serva se Pasquale, ma allora ne te andavi ogni mattina per non fare niente dritto all'arsenale.